Il Porto d'Ascoli batte il Nereto per 3-1 e incamera tre punti importanti, ma la classifica rimane sempre molto corta. Ciampelli schiera la migliore formazione possibile, in porta Vallander Finori, in attacco il tridente Battista Spagna Verdesi. Stesso schieramento per gli abruzzesi, ma con ben 7 under dal primo minuto. Gara che parte a ritmi molto lenti e per vedere la prima azione degna di nota dobbiamo aspettare il quarto d'ora, con una punizione calciata da Evangelisti lungo l'out destro, cross in mezzo e colpo di testa sul secondo palo di Capitan Sensi che però manda sul fondo. Il Nereto non sta di certo a guardare e 60 secondi dopo si fa vedere con Boito che si libera al limite dell'area e tira col pallone che sfiora il palo. Gli abruzzesi tengono bene il campo e il Porto d'Ascoli fa una fatica immane a creare azioni degne di nota. Al 28esimo Battista su punizione da posizione molto defilata, chiama Palermo alla deviazione in angolo, dalla bandierina calcia Evangelisti, Palermo esce ma perde il pallone, poi Sensi mette dentro, ma il direttore di gara fischia un fallo sul portiere ad opera di Rossi. Si arriva al 39esimo quando Pedalino scodella verso Salvatori che in proiezione offensiva va in girata, fino a ripara, sul capovolgimento di fronte Battista supera il diretto marcatore e calcia ma Palermo non ha problemi. E questa è l'ultima emozione del primo tempo. Nella ripresa rientra in campo un Porto d'Ascoli con maggiore vivacità. Al nono grande progressione di Battista che entra in area e calcia, il pallone incoccia sul palo, poi l'azione sfuma. Trascorrono due minuti e il risultato si sblocca. Verdesi va in percussione ma è entrato in area e viene respinto dalla difesa ospite, poi sulla palla si avventa Spagna che scaraventa dentro il vantaggio. Il gol da ulteriore slancio ai ragazzi di Ciampelli che raddoppiano al 27esimo, punizione al limite, calciata da Evangelisti, Spagna si stacca dai blocchi e trova un diagonale perfetto che supera ancora Palermo. Sul 2-0 le cose diventano sempre più semplici per i rivieraschi e al 32esimo trovano anche il tris con Clerici che mette dentro davvero un rapinatore d'aria dopo una strepitosa azione di Battista che si porta a spasso mezza difesa ospite. Il risultato è in cassaforte per il Porto d'Ascoli, ma come è accaduto contro l'Alto Casertano cala la concentrazione e al 35esimo il Nereto segna il gol della bandiera. Passa l'acqua, commette fallo in area su Boito e l'arbitro fischia rigore. Sul dischetto va lo stesso numero 10 che trasforma con qualche brivido. Termina 3-1, tre punti d'oro per il Porto d'Ascoli che però dovrà ancora sudare tanto per raggiungere la salvezza. Il primo tempo sicuramente ci hanno messo in difficoltà, noi eravamo un po' contratti, poi magari nel secondo tempo sbloccando la partita diciamo che siamo riusciti a trovare dei passaggi diversi e quindi abbiamo fatto meno fatica rispetto al primo. Ci siamo resi conto che il tempo stava stringendo e che quindi bisognava fare qualcosa di più, soprattutto magari essere un pochino più lucidi. Perché forse il primo tempo abbiamo pagato un po' troppo il fatto che eravamo contratti e andavamo magari troppo dietro al risultato più che alle cose che bisognava fare. Insomma. Il secondo gol è venuto sulla pallina attiva, quindi siamo molto contenti su una cosa provata, quindi andiamo avanti per questa strada. Veramente oggi è stata una prestazione, il primo tempo ottimale, però purtroppo queste sono le situazioni di quest'anno, appena andiamo sotto non riusciamo a gestire la gara perché la squadra, come vedete dalla distinta, sono tutti ragazzi giovani, quindi alla prima difficoltà vanno in bambola, anche se uno vedendo un primo tempo lo abbiamo fatto quasi tutto noi, non si aspetta sicuramente questo secondo tempo così scialbo. Mi spiace dirlo, oggi gli ho detto pure ai ragazzi, ma il secondo tempo oggi è stata una prestazione non bella.